Sottolineo, il bugiardino è reale, è di un antiacido, ma non posso dire il nome per ovvi motivi, prego. Foglio illustrativo, informazioni per il paziente. Legga attentamente questo foglio prima di prendere il medicinale perché contiene importanti informazioni per lei. Conservi questo foglio, potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. Contenuto di questo foglio. Che cos'è e a cosa serve? Trattamento dei disturbi da iperacidità gastrica, eccessi alimentari, difficoltà digestive, eccetera, eccetera, dolore, bruciore di stomaco, digestione, vabbè. Cosa deve sapere prima di prendere il medicinale? Non prenda il medicinale se è allergico ai principi attivi, eccetera, gravidanza, allattamento inferiore ai 16 anni, interazione con cibi, posologia, non superare le dosi indicate, eccetera. Possibili effetti indesiderati. Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. I seguenti effetti indesiderati sono: con frequenza non nota. La frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili. Pressione del sangue molto alta. Febbre alta, pressione alta, convulsioni, sudorazione, produzione di saliva. Questi possono essere sintomi di un disturbo chiamato sindrome neurolettica maligna. Vedere avvertenze e precauzioni. Rari possono interessare fino a un paziente su 1000. Sonnolenza, stanchezza, vertigini, disturbi del ciclo mestruale. Porfiria, malattia rara nella quale è alterata l'attività di particolari enzimi. Iperprolattinemia, aumento nel sangue dei livelli di prolattina, ormone secreto dalle ghiandole endocrine. Galattorrea, secrezione di latte in soggetti di sesso maschile o in donne che non allattano. Ginecomastia, sviluppo delle mammelle nell'uomo. Reazioni extrapiramidali di vario tipo, normalmente di tipo distonico. Esse possono includere spasmi facciali, trisma, spasmo mandibolare che impedisce l'apertura della bocca, spasmi dei muscoli extraoculari con crisi oculogire, gli occhi e le palpebre sono ruotati. Posizioni anomale della testa. Tali reazioni di norma regrediscono dopo 24 ore dall'interruzione del trattamento. In alcuni pazienti anziani trattati per periodi prolungati, è stato riferito lo sviluppo di discinesia tardiva, grave reazione di tipo extrapiramidale caratterizzata da movimenti involontari del corpo, potenzialmente irreversibile. Pertanto, i pazienti anziani devono assolutamente evitare terapie che superino la durata di 3 giorni. Nei pazienti portatori di feocromocitoma sono state segnalate crisi ipertensive talvolta esito fatale. Pertanto, in questi pazienti l'uso del medicinale è controindicato. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori,
quando si presentano, è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista. Valerio Frea!